Continuiamo il nostro giro andando ad affondare un pochettino invece su alcuni aspetti un pochettino specifici e chiedo a Rossella Dolce, visto che appunto ormai è un anno che si gioca con le intelligenze artificiali generative, possiamo forse iniziare ad ipotizzare quali possano essere i rischi psicologici legati all'uso ad esempio di software come ChatGPT? Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che dall'aspetto psicopatologico si sa ancora poco perché non è ancora avvenuto uno studio ovviamente abbastanza lungo per definire come causa l'utilizzo di ChatGPT per alcune malattie specifiche di tipo psicologico. Sicuramente ci sono tutte le sfumature di sofferenza psicologica dovuta all'utilizzo del digitale, per cui sia problemi di possibile dipendenza sia di isolamento sociale, che sono un po' legati, specie dalla pandemia in poi, a tutti i sistemi in realtà digitali dal punto di vista personale. Qualche caso specifico che è stato attribuito al tipo di dialogo con l'intelligenza artificiale sono salite alle cronache subito, diciamo che sono state le prime notizie, forse ancora prima arrivate di quelle che parlavano effettivamente di come funzionavano questi sistemi, e sono state il giornalista che ha parlato con l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale ha provato a conquistarlo, ma in maniera patologica, cioè con una relazione tossica. Il signore che purtroppo si è ucciso perché aveva una fobia riguardante l'ecologia, comunque il problema ambientale che in qualche modo era presente in lui da qualche anno, ma ne ha parlato con l'intelligenza artificiale che alla fine l'ha portato al suicidio. Ci sono delle chat in cui si vede effettivamente l'istigazione al suicidio. Sono considerati degli errori, ovviamente. Definire che effettivamente quella è stata la causa è un po' difficile, sia in psichiatria che in psicologia, per cui definire reali problemi legati a una cosa in particolare non si può ancora. Certo, c'è un problema di fondo che è l'inconsapevolezza che abbiamo nell'utilizzo di questa tecnologia, nel senso che ChatGPT è stato visto come il giochino, proviamo a chiedergli questa cosa, proviamo a metterlo in difficoltà, proviamo a fregarlo, a farci dirci cose che non vorrebbe dire. E poi è stato utilizzato invece anche come amico, per cui tantissimi che hanno parlato di problemi personali per vedere cosa mi consiglierebbe ChatGPT, mettendolo poi a confronto anche con invece i consigli degli esperti. Per cui sono andato dall'avvocato, vediamo cosa mi dice ChatGPT, sono andato dallo psicologo, vediamo cosa mi dice ChatGPT, dal medico e cose così. Questo tipo di utilizzo è tra il giocoso e l'incosciente, diciamo, e soprattutto ci pone di fronte al fatto che noi investiamo emotivamente un'azione che di emotivo ha ben poco, con un'intelligenza artificiale che non è relazionale, non è stata venduta come tale. È stato venduto con un linguaggio simile il più possibile a quello empatico, perché gli hanno insegnato ed è stato addestrato a questo, ma ovviamente non ha un'empatia vera, non risuona con l'interlocutore e non è in grado di stabilire una soggettività della risposta. Quando nelle scuole proviamo a utilizzare ChatGPT per scherzo con i ragazzi poi si dicono insoddisfatti della risposta, perché quando prima parliamo di un argomento, lo approfondiamo e dimostriamo sia un'empatia di gruppo che poi singola sulle diverse persone, poi invece chiediamo la stessa cosa a ChatGPT, si vede la differenza. Se sono a casa da solo, dopo una giornata in cui sono stanco e invece faccio la domanda a ChatGPT, non sono in grado di distinguere questa differenza. E quindi quello è già un rischio di per sé. Sto facendo un utilizzo non cosciente di una tecnologia piuttosto avanzata che influenza e che viene influenzata anche da noi. C'era il problema delle fake news all'inizio molto, molto importante. In realtà noi l'abbiamo detto, c'è questo problema, poi nell'utilizzo non è che ce ne preoccupiamo poi tanto. Penso di aver riassunto un po'. Grazie Rossella.